potevamo sicuramente segnare, o con un pizzico di fortuna, o con un rimballo, qualsiasi cosa. Gli attaccanti si sono impegnati fino alla fine, quindi non è che una squadra è fatta da difensori, centrocampisti e attaccanti. Una squadra però è quella del Teramo che ha giocato un po' troppo affiammata, intermittenza, concorda con questo? No. Io concordo che il Teramo ha fatto una gran partita contro, credo, una squadra che ne parleremo alla fine, perché credo che la San Benedettese sia una squadra innanzitutto strutturata. Se noi andavamo a vedere i loro calciatori dietro, erano persone alte quasi 2 metri, quindi non è facile poi, e non si sono neppure troppo scoperti. Sicuramente un pizzico di fortuna, un lampo di una punta ci poteva dare qualcosa, sicuramente, ma se poi andiamo a vedere le punte che avevano la San Benedettese, il primo tempo, Stanco e altri, se dobbiamo poi paragonarci prezzo e qualità, dobbiamo dire che i nostri hanno fatto anche meglio di loro, quindi io sono contento molto per la prestazione. Un punto dopo 2 partite è poco? È assai. Un punto dopo, è assai? È molto perché abbiamo giocato, credo, con le 2 squadre più importanti di questo campionato. Ecco, la sorpresa, la scelta di Fiordaliso per Ventola? No, noi abbiamo 25 titolari e l'allenatore sceglie a seconda l'esigenza di quello che ha bisogno. Oggi su quella fascia c'era Stanco, che è alto quasi 1,90, e sicuramente Ventola avrebbe sofferto molto di più. C'è Fiordaliso che ha fatto vedere il suo valore, un 99, bravissimo. Quindi. Hai parlato di fortuna, forse il Teramo ha avuto un po' su quell'azione da rigore su Bove? Io, come ho detto a loro, se poi ci inventiamo pure i rigori... No, il secondo, non è questo, secondo. Ma io penso che il primo tempo forse dovevano espellere un giocatore che ha fatto solo ostruzionismo e ha dato qualche calcetto in più. Un giocatore che, ripeto, forte, però siccome oggi non pensava a giocare, forse a fare quei falli inutili, credo che... La partita, lo 0-0 ci sta, la San Benedettese sicuramente l'ha meritato, ma ai punti il Teramo era la squadra che oggi doveva vincere.